Ed eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue le Fonti New Insurance TV Week. Naturalmente sono i nostri spazi dedicati alla New Insurance ed ho il piacere a presentarvi Antonella Vona, direttore marketing e comunicazione Cofas. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, naturalmente parto con una domanda abbastanza interessante. Cofas è uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti commerciali. Quali sono le prospettive economiche dal vostro osservatorio? Cofas, come hai detto, è un leader mondiale nell'assicurazione dei crediti. Il nostro obiettivo è quello di agevolare gli scambi commerciali tra le imprese, proteggendole dal rischio di mancato pagamento e aiutandole nello sviluppo del proprio business sia in Italia che all'estero. Noi informiamo quindi costantemente i clienti delle situazioni di mercato. Grazie al nostro lavoro di assicuratore del credito abbiamo accesso ad un patrimonio di informazioni di tipo economico che ci consentono di fare delle pubblicazioni economiche e quindi di delineare degli scenari di tipo economico. E ogni 3 mesi pubblichiamo questa importante pubblicazione che si chiama Barometro settoriale e di paese. E monitoriamo oltre 160 paesi, dando loro una pagella dal punto di vista sia finanziario, macroeconomico e politico. E quindi come siamo messi? A distanza di un anno dall'inizio della pandemia, ci sono ancora molte incertezze legate alla diffusione del Covid e queste determinano le tendenze della ripresa mondiale. Quali sono gli elementi principali? L'accelerazione della campagna vaccinale e la sua efficacia. Questi due elementi condizionano proprio la ripartenza e che sarà differenziata per settori e aree geografiche. Cosa prevediamo? Un po' quello che è un po' negli occhi di tutti, che la ripresa economica raggiungerà un certo dinamismo nella seconda metà dell'anno, quindi con la ripresa, con l'estate, diciamo, quando sia gli Stati Uniti che l'Europa avranno vaccinato un'ampia quota della popolazione mondiale. Questo mondiale nel senso della nostra popolazione. Questo è un elemento assolutamente rilevante. Buone notizie. Cofas ha rivisto al rialzo la crescita mondiale, la previsione di crescita del 5 più 1%, grazie ad una spinta molto più favorevole di quanto si pensava degli Stati Uniti. Oltre agli Stati Uniti, i paesi che avranno una forte crescita, tra tutti abbiamo la Cina tra i paesi che avranno forte crescita. Allora, perché gli Stati Uniti? Allora, sono gli Stati Uniti quindi a guidare la ripresa mondiale, soprattutto per due fattori. Da una parte hanno avuto dei lockdown meno rigidi rispetto a quelli che abbiamo sperimentato qui in Europa e la somministrazione dei vaccini è stata molto, molto, molto forte. Quindi questo consente un ritorno a quella che ormai chiamiamo normalità un pochino più rapidamente. Inoltre c'è un elemento fondamentale, la forza della politica economica. È di marzo il piano varato di sostegno da circa 1.900 miliardi, quindi di dollari, che Cuba per circa il 30% del PIL statunitense, quindi una manovra molto importante, più di tutte le altre economie avanzate. Questa strategia del avanti tutta, ha l'obiettivo di far ripartire tutti i settori e anche, di coinvolgere il maggior numero di categorie di lavoratori. Come in tutti i piani di rilancio, c'è una faccia della medaglia un po' buia, nel senso che questo piano di rilancio potrebbe portare
ad un ulteriore deficit di 56 miliardi, quindi un valore molto importante. Per quanto riguarda invece l'area euro, si tornerà ai livelli pre-crisi non prima del 2022. Quali sono le ragioni? Innanzitutto, come insomma, abbiamo sperimentato, ci sono stati lockdown e misure di contenimento molto più restrittivi e a più riprese, quindi stop and go. E stiamo assistendo ad un progresso in tutta Europa delle vaccinazioni, quindi un controllo più efficace dei contagi e quindi si sente già anche nelle nostre aziende una ripartenza, no? Si parla di questo un pochino dappertutto. È logico aspettarsi che gli aiuti messi in campo, che hanno sostenuto un pochino tutte le economie europee, da parte dei governi l'anno scorso, poi sono state anche prorogate, verranno ridimensionati, se non addirittura revocati. Quindi questa attività di stabilizzazione dei conti delle nostre imprese potrebbe portare a un rischio, secondo noi. Faccio una premessa: nel momento in cui c'è una crisi economica, normalmente c'è una recrudescenza delle insolvenze. L'anno scorso abbiamo fatto una previsione di grandi, ci attendevamo tante insolvenze. In realtà l'economia è stata un po' stabilizzata da questi sostegni. E con il venir meno noi ci aspettiamo che ci sia un apparire di quelle che chiamiamo le insolvenze nascoste. Insolvenze nascoste che iniziano a rivelarsi sia in paesi veramente affidabili come termini di pagamento, come buoni pagatori, ecco li chiamiamo, come la Germania, in cui vediamo un potenziale del più 21% di insolvenze e anche in Italia con una quota ancora più alta. Quindi, questo per quanto riguarda l'Europa. E gli emergenti? Allora, gli emergenti, come ho già detto, insomma, la capofila è sicuramente la Cina. Ci sono però delle dinamiche che portano a una ripresa un po' più lenta. Sono paesi più penalizzati per vari motivi. Innanzitutto la campagna vaccinale, la campagna acquisti fatta da Europa e Stati Uniti sui vaccini lascia un numero limitato di dosi per altri paesi. L'India, che è il più importante paese produttore, ha visto arretrare la sua esportazione alla luce di quello che sta subendo, sta soffrendo. È molto in difficoltà per l'ondata dei contagi, quindi lo stop alle esportazioni porta a una grande difficoltà per paesi che erano i destinatari di questi vaccini, quali l'Asia e l'Africa. Inoltre, le economie emergenti dipendono molto da settori come turismo e trasporti e sono stati veramente colpiti dalla crisi e fanno ovviamente fatica a ripartire. Infine, questi paesi fanno fatica ad attrarre o trattenere i capitali. La tendenza al rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti rende meno interessanti i rendimenti in mercati finanziari emergenti e dall'altro dobbiamo tener conto del deprezzamento delle valute in paesi molto importanti quali la Turchia e il Brasile. Infine, un altro rischio, quindi oltre al rischio di insolvenza di cui parlavo prima, c'è un rischio e un'opportunità. Sentiamo parlare ormai le nostre imprese, insomma, le approcciamo, hanno tutti un tema, il costo delle materie prime. Il costo delle materie prime, che l'aumento dei prezzi per coloro che le esportano è una buona notizia, però
dopo il crollo dei mercati dello scorso anno. Per coloro invece, quindi per i paesi avanzati che le importano, ci stiamo confrontando con un aumento dei costi e problemi veramente grandi di approvvigionamento, che proprio quando la domanda sta diventando globale. Questo è un rischio perché il costo maggiore sostenuto dalle imprese molto spesso non si può ribaltare sul prezzo dei beni venduti ai clienti, e quindi può mettere veramente in difficoltà le nostre imprese. Assolutamente sì, tutti i rischi proprio legittimi, quelli che ha appena delineato lei. Intanto le chiedo di aiutarci, di capire quali sono i vantaggi di un'impresa che stipula una polizza credito. Allora, come dicevo inizialmente, Cofas è tra i leader nell'assicurazione dei crediti, facciamo anche le informazioni commerciali e le cauzioni. Abbiamo come obiettivo quello di supportare le imprese orientandole nelle decisioni di vendita e proteggendole nelle loro transazioni e assicurandole, perché comunque è un'assicurazione, quindi siamo un partner in outsourcing per le imprese nella gestione del credito, qualsiasi tipo di impresa, dalla PMI alla multinazionale. Le multinazionali normalmente sposano questo strumento, ne trovano il beneficio, perché soprattutto nei momenti, i mercati ormai sono volatili, c'è incertezza sia nei momenti di ripresa che nei momenti di recessione, e quindi accolgono quel ruolo di guida, di partner nella gestione del credito che noi abbiamo, e questo è proprio la mission, quindi aiutare gli imprenditori e i credit manager a dormire anche dei sonni tranquilli grazie alla funzione indennitaria della polizza. Sostanzialmente un cliente, un'impresa che ricorre all'assicurazione dei crediti ha dei vantaggi competitivi. Da una parte, come dicevo, la copertura del rischio di mancato pagamento dei propri clienti consente di proteggere il proprio bilancio, stabilizzare i flussi di cassa, e quindi si gestisce il proprio business con serenità. Dall'altra, quando un'impresa vuole affacciarsi a nuovi mercati o vuole comunque consolidare la sua presenza con quelli esistenti, con i clienti, quindi vuole espandere il proprio business con nuovi clienti, può accedere a un patrimonio informativo di una compagnia che fa questo lavoro da molti anni, che è specializzata su milioni di imprese, e quindi è sicuramente un valore. Inoltre c'è la possibilità molto spesso di concedere dilazioni di pagamento più ampie di quanto le concederei se non avessi questo strumento, e questo è un elemento di grande competitività, perché la consapevolezza di essere protetti dal mancato pagamento permette di attuare strategie commerciali più aggressive, più favorevoli rispetto ai concorrenti. Infine, si riducono i costi di credit management. Attraverso la polizza si accede a diversi servizi, tra cui il recupero crediti sia legale che stragiudiziale, e quindi si possono procurare tutte le informazioni patrimoniali sui propri clienti, che altrimenti bisognerebbe avere in altro modo. Tutto questo ha un costo, e anche organizzativo e procedurale, quindi la polizza rende questi servizi immediatamente fruibili. E concludo dicendo che le banche vedono in modo favorevole le imprese che hanno sottoscritto una polizza credito, perché si accede più facilmente al credito bancario, sono più propense a scontare le fatture e operare con imprese assicurate, perché appunto il credito è assicurato.
Ecco, anche questi punti abbastanza importanti. Intanto vediamo insieme quando saranno i prossimi eventi di Le Fonti New Insurance TV Week. Come possiamo vedere, il primo sarà il novembre, nel novembre 2021, e poi gennaio 2022. Quindi a novembre saremo già comunque in un momento piuttosto importante, e cioè l'ultimo trimestre dell'anno. Lei ci sarà con noi, ecco, per delineare i nuovi scenari e insomma anche fare il punto sulla situazione attuale. Volentieri, e speriamo di vederci dal vivo, che insomma assolutamente a quell'epoca sì, questo saremo vaccinati, è il nostro desiderio. E quindi è il nostro desiderio di incontrarci e di poter dare ancora più buone notizie. Io la ringrazio, Antonella Vona, direttore marketing e comunicazione Cofas Italia, grazie e a presto, allora a novembre. Ok, grazie mille, arrivederci. Questo era tutto per il nostro approfondimento di Le Fonti New Insurance TV Week. Breve pausa, poi torniamo in diretta con Real Time Analysis.